Sì, il secondo tempo abbiamo giocato i primi 11 minuti sempre in inferiorità. Questo ha permesso la squadra di Montenegro di rientrare in partita, ma però dopo, quando abbiamo giocato in parità, abbiamo ripreso a giocare come abbiamo fatto il primo tempo. Complimenti a tutti i ragazzi, bravissimo oggi Riva in porta, che ha fatto 22-3 parate, una cosa incredibile. E niente, però complimenti a tutti concentrati al massimo per quelle compiti che avevano. E niente, pensiamo già alla partita di domani, che non sarà facile, perché Israele è una buonissima squadra, nonostante il risultato di oggi, che è un po' bugiardo, perché erano lì al primo tempo, se la giocavano contro la Croazia. Vediamo come sono di testa loro, però noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare in campo. Ecco, tuo marchio di fabbrica, 7 contro 6 in attacco, inizialmente hai provato, insomma, un classico 6 contro 6, poi la fisicità della difesa del Montenegro ti ha consigliato probabilmente di osare qualcosa ed è stata una scelta vincente. Sì, abbiamo fatto 7 contro 6 primo tempo, quasi senza un errore. Abbiamo sempre fatto dei tiri da 6 metri. Comunque ci siamo allenati a fare questa cosa qua. L'abbiamo fatto anche durante l'Europeo Portogallo. Il 7 contro 6 ci permette di stancarsi meno, soprattutto perché ci aspetta la partita domani e poi la partita dopodomani, andare uno contro uno. Noi non abbiamo giocatori che possono fare i tiri da fuori, siamo costretti a fare uno contro uno, che qualche volta lo facciamo anche 7 contro 6, però fare uno contro uno, 3 partite di fila, si fa fatica a arrivare fino in fondo sani e come dire, sani e pieni di energie. Perciò questo 7 contro 6 per adesso sta andando benissimo. Dobbiamo mantenere questa concentrazione in attacco quando lo facciamo, calma, quello che ho detto anche nell'intervista precedente, tanta calma in attacco e in difesa, duri e chiusi come oggi. Ecco, un'ultima considerazione, insomma, è una squadra molto giovane la tua, no? Perché hai diversi giocatori sotto età, c'è però un conto da saldare, no? Perché ancora, insomma, brucia quella sconfitta contro le Faroe che hanno precluso all'Italia l'accesso diretto ai mondiali. Questa è una seconda chance, quanto ve la volete giocare? Tanto, visto i ragazzi oggi in campo, tanto. È un peccato che non abbiamo fatto lì direttamente qualificazione, però ogni partita in più può essere per noi una crescita, il modo di crescere, cioè, nel senso, meglio poi alla fine se pensiamo a giocare queste 3 partite che stare a casa e non giocarcele, ecco. Perciò sfruttiamole anche per una crescita dei ragazzi dal punto di vista internazionale, perché un giorno dovranno fare anche se la squadra seniores questi ragazzi, perciò tutte queste partite è solo un più per loro. Ecco. Sì, sicuramente ho dato una grande mano alla squadra, però anche loro mi hanno aiutato, abbiamo fatto una prestazione superlativa, oserei dire. Perché comunque dare 6 gol di scarto a una squadra come il Montenegro è una bella cosa e sono fiero di tutti i ragazzi per questa prestazione. Ora c'è da affrontare Israele, sulla carta avversario meno impegnativo rispetto al Montenegro, ma comunque da tenere in debita considerazione, visto anche cosa ha saputo fare contro una super squadra come la Croazia. Sicuramente sulla carta diciamo che sarà una partita più facile, però la carta nella pallamano secondo me non conta e si vedrà tutto in campo. Dovremo dare come oggi il 1000 per 1000, perché altrimenti non ce la faremo a battere Israele. E arriviamo da una partita come oggi in cui abbiamo speso tanto, dato tanto, e quindi dobbiamo essere molto più concentrati, soprattutto in secondo tempo, e speriamo di fare bene anche domani. Tra le più piacevoli sorprese di questa partita, 3 su 3, una sola sbavatura, hai tentato il gol dalla tua difesa sfruttando una situazione di superiorità senza portiere in porta, però insomma ottimo impatto, insomma era anche un pallone che pesava, no? Perché sei entrato nei minuti decisivi quando la partita era ritornata di nuovo in equilibrio. Certo, io spero di aver dato il massimo, ho dato il massimo e spero di essermi fatto trovare pronto.
A tiro è andata bene, fortunatamente, peccato con la sbavatura, però è l'emozione, è la prima volta, può capitare, penso. In difesa ho anche cercato subito di rimediare, di difendere e stare più concentrato possibile. Quanto hai vissuto, insomma, anche dal punto di vista mentale, delle energie nervose questa partita? Insomma, era il debutto per l'Italia, un avversario importante come il Montenegro, insomma, hai avvertito qualche sensazione speciale, particolare? Certo, è sempre bello poter indossare questa maglietta, per me è un onore come per tutto il resto della squadra, del gruppo. E niente, io spero sempre di dare il massimo a onorare questa maglietta, ecco. Ecco, ora vi attende Israele, guai ad abbassare la guardia. Sulla carta dovrebbe essere l'avversario più comodo del girone, però ogni partita, come sottolineava anche Boris Popovic, ha una storia a sé. No, a livello europeo per me non c'è una squadra più comoda e meno comoda, per me dobbiamo essere concentrati, avere fame di vittoria, di vincere, di giocare tutti quanti, dal primo all'ultimo, chi è in panchina e chi gioca. Ecco, hai una dedica speciale per questa vittoria, per questa tua bellissima prestazione? Sì, la dedico sempre alle persone che mi sono state vicine, in particolare alla mia famiglia, alla mia ragazza e anche gli amici che mi seguono sicuramente.